sull'episodio che vi racconto adesso, questa persona che da un altro mondo cerca di comunicare con me. E ed è accaduto il primo segno praticamente impossibile. Era il tempo delle cassette, delle videocassette, no? Io una sera ero abbastanza triste, vado in una casa che va in campagna, eccetera, ero da solo naturalmente, e prendo in edicola un giornale che aveva attaccato una vecchia cassetta di Hitchcock di un film che si chiama Io ti salverò, no? Era un film con Ingrid Bergman e Gregory Peck. Lui viene accusato dalla polizia di aver compiuto un delitto e lei invece sa che non è vero e cerca di salvarlo, no? Sostà che io ero lì tranquillo, che un po' triste, pensavo alle difficoltà che avevo in quel momento, eccetera, e improvvisamente, quando la cassetta, cioè 80-90 minuti di film andando avanti, eccetera, a un certo punto si ferma, torna indietro, ma non all'inizio, torna indietro di pochi secondi, per cui Ingrid Bergman dice: mio caro, stai tranquillo, io ti salverò. Lo fa all'infinito. Mio caro, stai tranquillo, io ti salverò. 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 E così via. Allora, a parte la emozione e la commozione che mi ha dato questa cosa, io ho chiesto poi a gente della televisione, mi hanno detto che è impossibile, perché le vecchie cassette o si rompono, si fermano, o tornano indietro, fino in cima. Ma non esiste che, come i vecchi dischi 78, eccetera, vanno avanti e vanno indietro. Non è possibile. Passa un po' di tempo, 2 o 3 anni, e mi chiama un produttore televisivo che è anche compositore di musica. Lui ogni anno fa un disco dedicando le musiche alla moglie. Io gli avevo regalato un libro che parlava di Chiara e dei suoi pensieri prima di morire. Questa cosa lo emoziona abbastanza, per cui lui mi telefona, era la mattina del 24 dicembre, poco prima di Natale, e mi dice: Gianmarco, guarda, ho appena prodotto un libro con delle canzoni per mia moglie, ma c'è una canzone che mi ha ispirato la tua Chiara, per cui se vuoi te lo lascio in portineria, vientelo a prendere. Era il giorno prima di Natale, per cui prendo un taxi, corro a prendere questo CD. Mentre sto tornando con il taxi, mi ricordo, io qui ho decine e decine e decine di testimoni su questo episodio, mi ricordo che il mio hi-fi, il mio lettore dei CD, è rotto. Io lo uso anche professionalmente, evidentemente, ma si era scassato e infilavi un CD e faceva trrr, praticamente non leggeva niente, andava fino in fondo. Trrr, niente. C'ho questo CD in mano e dico: adesso come faccio a sentirlo che è rotto? Telefono alla figlia, telefono al figlio. La vigilia di Natale nessuno c'ha tempo di starti dietro. Per cui arrivo a casa e dico: fammi provare, non avevo coraggio. Metto dentro Mozart, trrr. Metto dentro Beethoven, trrr. Metto dentro questo disco. Trrr. Si ferma la quarta canzone e inizia la canzone. Si chiamava Io starò sempre vicino a te. Poi qualcuno ci può credere o non credere, però se mi volete credere, ho decine di testimoni, perché non si è verificata solo quella volta. Il mio lettore era rotto, ha continuato a essere rotto, però ho chiamato tutte le persone che conoscevo a quel tempo e le ho fatte venire a casa a verificare che succedeva questa cosa. Alla canzone Io sarò sempre vicino a te la suonava.
Ecco, segni di presenza straordinari. I nostri cari, se vogliono e se noi siamo disposti ad ascoltare quello che loro ci vogliono dare, pur non essendo nessuno di noi o sensitivo o altro, eccetera, magari qui invece ci sono dei sensitivi, arrivavano questi segni. Insomma, io a un certo punto mi sono reso conto che questo non era soltanto un linguaggio tra me e la mia amata, ma doveva essere qualcosa di più. Ho cominciato a studiare, ho cominciato a cercare ed ho cominciato a scoprire le cose che vi ho già raccontato: Jung, Coelho, la profezia di Celestino e altre cose. C'è per esempio un altro grande scrittore americano, indiano-americano, che si chiama Deepak Chopra, non so se ne avete sentito parlare, è molto noto. Anche lui ha trattato questo argomento, però a differenza di quello che ho fatto io, come molti altri che hanno parlato di sincronicità eccetera, si fermano tutti alla segnalazione del fenomeno, dell'esistenza della possibilità di ricevere dei segni. Quello che io ho cercato di fare invece in tutti questi anni è di mettermi dalla parte di tante persone, come siete voi, oggi sono migliaia in Italia che dicono hanno cambiato la loro vita grazie a questa scoperta, che mi sono messo dalla parte delle persone che non sono dei sensitivi, ma che comunque desiderano ricevere dei messaggi dall'altra dimensione. E cos'è accaduto? E ho cominciato a scoprire che non è solo una cosa che c'è coi defunti. Da quando siamo bambini sappiamo che abbiamo vicino l'angelo, angelo custode, angelo che sei il mio custode. Non è che ci facciamo molto caso, la stessa Chiesa se l'è dimenticato, il nostro angelo custode. Chi ha studiato un po' l'India, il taoismo, l'induismo, il buddismo, conosce invece la figura del maestro, è la stessa cosa. C'è qualcuno dall'altra parte, nelle altre dimensioni, che sono qui, questo il famoso regno di Dio è già qui. Cioè non c'è bisogno di fare un viaggio per andarci, è già qua. È solo che dobbiamo essere capaci di ascoltarlo, questo messaggio che viene dalle altre dimensioni, dal nostro angelo, dal nostro maestro. Ma se uno non crede né all'angelo né al maestro, non cambia niente, è l'universo. Secondo alcuni psicanalisti che non ne volevano sapere di questo aspetto, dicevano: sarà il subconscio, fa come ti pare, l'importante è che comunque ci rendiamo conto che c'è qualcuno che si occupa di noi e ci dà delle indicazioni, degli avvertimenti, ci dà la possibilità di comprendere attraverso dei segni, adesso poi parliamo di cosa sono questi segni, eccetera, di capire che c'è qualche cosa che può servire alla nostra vita. Questa è, se volete, la grande premessa alla tecnica che io ho chiamato segnanalisi e che ci serve per interpretare i segni. Il primo passo è quello di rendersi conto che chi ci deve dare un segno, ce lo dovesse dare in questo momento, qua, può far succedere qualche cosa, ma non è che voi state seduti lì, non è che vi può
parlare attraverso il bancomat che non funziona, attraverso il fatto che qualcuno va rubato il passaporto, attraverso il fatto che avete preso una multa, il fatto che e via e via e via e via e via.